A te per primo, che sei stato abituato a lavorare in televisione per 30 anni, ti garantisco che è tutt'altra cosa. Ero meno in difficoltà quando parlavo davanti alle telecamere questa sera. Comunque, cerco di fare coraggio al mio gruppo, quindi rompo il ghiaccio. Innanzitutto, volevo anche ricordare in questa mia apertura quello che è stato il mio ruolo in questa amministrazione che va a chiudersi fra qualche giorno. Io ho fatto per 2 mandati vice sindaco. E chiaramente sono stato molto onorato di aver ricoperto questa carica e ringrazio il mio sindaco che mi ha dato questa opportunità per 2 mandati di lavorare a fianco a lui e di occuparmi della cultura, dell'istruzione, di sport, di commercio e di rapporto con le associazioni, ma soprattutto anche di occuparmi direttamente del teatro La Fabbrica. E devo dire che io ci ho messo davvero tanto impegno. Poi, come sempre accade per tutti quelli che si impegnano, che lavorano, si può anche commettere qualche errore. E anch'io, chiaramente, nell'arco dei 10 anni, qualche errore posso sicuramente, anzi, averlo commesso come chiunque. È difficile essere infallibili, su tutto. Però devo dire una cosa, in questi 10 anni, credo che un paio di caratteristiche ci hanno contraddistinto, soprattutto aver lavorato con onestà, e di questo ne faccio un vanto di tutta l'amministrazione, la giunta, le persone che mi ha accompagnato in questi 10 anni. Abbiamo lavorato con onestà, con trasparenza, indipendenti, senza dover rendere conto a nessuno, e questo credo non sia una cosa da poco, e ne vado veramente orgoglioso di queste caratteristiche, perché è stato veramente un onore 10 anni aver fatto dell'onestà e della trasparenza i nostri principali obiettivi e modo di comportarci. Io ho cercato, forse anche perché agevolato dal fatto che avevo più tempo libero degli altri, di avere un costante rapporto anche con i cittadini. Ho sempre cercato di essere tra la gente, ho sempre cercato di essere presente a tutti gli eventi o quasi tutti, nel limite delle mie possibilità. Ho cercato sempre di parlare con tutti e ad ascoltare tutti, e quindi questo sicuramente mi ha permesso anche proprio questo motivo mi ha dato lo spunto per offrire, quando è stato il momento, la mia disponibilità a candidarmi in sindaco. È stata proprio la spinta degli cittadini, delle persone che mi conoscono, che mi hanno incitato a fare questo passo.